le stelle di mercoledì 26 aprile, buona giornata a tutti. Oggi la luna nel segno d'acqua, nel segno zodiacale del cancro. Cari Scorpione, io vi ho detto che questa è una settimana un po' faticosa e presto arriveranno dei premi, però è chiaro che avere un Mercurio, un Sole in aspetto particolare rappresenta una revisione di tutti i conti. Io credo proprio che entro la metà di maggio molti di voi dovranno cercare di anche ottimizzare le uscite e le entrate. Non è un oroscopo, no, non esistono oroscopi, no, ma esistono dei momenti in cui si è più portati a riflettere sulla propria condizione, su quello che si vive, e voi in questo momento sapete tra l'altro che siete reduci anche da una revisione dei sentimenti, perché se guardo le stelle di inizio aprile vi ho visto un po' corrucciati. Poi c'è da dire che i nati Scorpione che sono single devono anche ammettere di essere molto attenti negli incontri, cioè non è che voi vi accompagnate alla prima persona che incontrate, avete bisogno di prove, di conferme, e forse non tutte sono arrivate. Cari Sagittario, state correndo tanto, e dico correndo non a caso perché voi siete proprio quelli che, se possono, corrono veramente, correte per raggiungere un obiettivo, per raggiungere un traguardo, avete un bel Giove favorevole, quindi non mancano conferme. In alcune giornate però sembra quasi che vi manca qualcosa, a volte cercate anche nel corso della giornata di fare più esperimenti, di fare più cose anche per distrarvi, e questo però può portare alla fine della stessa giornata un po' di stanchezza, quindi vi consiglio oggi di essere un pochino cauti e di non strafare con il fisico, perché a volte lo mettete veramente alla prova, forse volete sempre superarvi. Cari Leone, vi do 3 stelle perché abbiamo ancora questo cielo strano, proprio con Sole e Mercurio in aspetto agitato, chissà quanti di voi vorrebbero cantarne 4 ad una persona anche sul lavoro, nelle società, nei rapporti di amicizia qualcosa non va. D'altronde voi siete non solo generosi, ma date il massimo, cioè quando una persona vi piace, quando c'è qualcuno che veramente vi interessa, voi non lesinate complimenti, non lesinate anche protezione, perché in effetti voi volete avere accanto delle persone belle, siete gratificati dagli altri, ma volete anche cercare in qualche modo delle conferme. Ecco, devo dire che dal punto di vista sentimentale questo oroscopo mi piace di più, mentre sul lavoro c'è ancora da lavorare su qualcosa che non va, anche per quanto riguarda i soldi. Cancro, quasi pronti a questa crescita importante che non rimanderò, state tranquilli, perché è una cosa che ho già scritto, se andate a rivedere le indicazioni per il 2023 anche in questo programma, beh, insomma, vedrete che vi ho spiegato, non rimangio le mie parole, che ci sarà questa seconda parte dell'anno importante, priva di qualsiasi problema. Beh, è chiaro che la vita è quella che è, insomma, sappiamo che è una fatica continua, quindi questo non ve lo posso promettere, però magari può capitare che alcuni scogli siano superati e che alcune situazioni che fino ad oggi avete vissuto in maniera piuttosto agitata si sbroglino. Molto importante però, con queste 3 stelle oggi, non agitarvi troppo, non essere troppo ansiosi, perché altrimenti rischiate di bruciare anche energie. Andiamo al segno zodiacale della Bilancia, un altro segno che sta aspettando una riscossa che davvero è dietro l'angolo. Intanto la prima riscossa potrebbe riguardare l'amore, e qui parlo alle coppie che sono state in crisi. Allora è chiaro che se c'è una crisi profonda, se c'è qualcuno che si è separato, non è che improvvisamente arriva Venere, ah, facciamo pace, facciamo finta di niente, no, però se ci sono dei contenziosi aperti si risolvono più facilmente. A proposito di contenziosi, voi avete questo Giove noiosissimo dall'anno scorso che vi ha un po' creato dei problemi. Sapete quando uno corre, corre, poi inciampa e magari cade, poi si rialza? Quante volte siete inciampati nel corso degli ultimi mesi? E adesso vi sarete anche stancati di dover recuperare sempre. E allora attenzione, perché siamo quasi per arrivare ad un periodo più fluido, siete tra i segni in pole position, altri come il Cancro, la Bilancia, appunto voi stessi, che sono pronti ad un grande cambiamento, però ancora c'è qualche disputa da superare, magari anche con voi stessi, se siete stati male, se avete bisogno di recuperare. Quanti si sono accorti che era meglio star zitti piuttosto che parlare? Tanti. Ed è un po' il consiglio che vi ho dato anch'io qualche mese fa: meglio tacere piuttosto che parlare e sollevare polemiche. Capricorno, allora anche voi tra poco
praticamente non avrete ombre in questo cielo. Le piccole ombre di questo periodo, determinate dal solito Giove nervoso, sono di tipo legale, ma non è che tutti adesso devono chiamarlo avvocato. Ma per esempio potreste rimanere offesi se qualcuno vi tocca sul punto debole, o magari dovete difendere delle persone di famiglia che hanno ricevuto un'offesa, un'accusa. Insomma, in qualche modo vi vedo molto nervosi e soprattutto un po' arrabbiati, perché se vi attribuiscono delle cose che non avete fatto, se siete vittima di ingiustizie, ovviamente vorreste avere un po' di novità. La fatica si fa sentire tanto, ma sapete che c'è questo ponte che vi porta verso una situazione astrologica importante. Siete all'inizio di questo ponte, sotto di voi ci sono le rapide, ma non vi preoccupate, presto lo percorrerete tutto e arriverete ad una fase da maggio di grande importanza. Cari nati pesci, vi do 4 stelle perché oggi avere la luna in buon aspetto significa affrontare meglio la realtà. E perché parlo di realtà? Perché la vostra realtà è davvero opposta alla fantasia, alla illusione con cui a volte voi vivete. Voi vorreste trasformare i sogni in realtà, e in questo siete dei grandi romantici. Anche quelli che giocano a fare i duri hanno un cuore molto tenero, anzi diventano ancora più duri per paura di essere colpiti. Bene, attenzione, perché da questo punto di vista devo dire che ora avete ben presente quello che c'è da fare. Saturno nel segno vi dice: oi, sveglia, è già nel segno, non devi più credere nelle illusioni. Se qualcuno ti ha fatto del male, reagisci in maniera civile, ma fatti sentire. Cari nati Vergine, voi non avete bisogno di consigli, e io poi se do consigli li do sempre con molta umiltà e nell'ambito di un oroscopo che deve essere inteso come divertimento. Comunque il più è fatto. E tra l'altro, se avete dei dubbi su cosa fare e come impostare il vostro futuro, presto saranno risolti. Anche questa è una giornata sì. L'acquario nel fine settimana scorso potrebbe aver avuto qualche piccola difficoltà. Non parlo di lavoro perché abbiamo ancora un Giove importante, ma in amore. L'amore è bello, una volta era lo scherzo, l'amore è bello quando dura poco. No, l'amore è bello quando durano poco le risse, le gelosie, perché sapete che voi siete lontani da tutto ciò che è collisione, ma che è anche oppressione. Andiamo al segno dell'Ariete, con un cielo importante, forse velato oggi da un po' di stanchezza determinata dalla luna dissonante, ma sempre molto attivo. Voi siete molto forti in questo momento. Quindi dovete fare il vostro gioco, le giornate sono importanti, 5 stelle per i Gemelli che oggi possono contare anche su una buona posizione di Venere, è l'amore che conta, la solidarietà delle persone che avete accanto, forza nati sotto il segno del Toro, perché questo oroscopo aspetta voi e anche le persone che avete attorno aspettano un vostro sì o un vostro sorriso. Quindi direi forza Toro, ma insomma non in senso calcistico, ma in senso astrologico. Un abbraccio, ciao.